Buongiorno a tutti, sono Enrico Crippa del ristorante Piazza Duomo. Siamo ad Alba, in pieno centro storico. Al piano terra abbiamo una piola che fa al 100% cucina tradizionale e al primo piano, come già sapete, abbiamo il ristorante Piazza Duomo. Io faccio il cuoco, mi diverto ogni giorno e sono qua per far divertire anche voi con due ricette di pasta fresca. La prima è una ricetta conosciutissima sia nella nostra regione che in tutta Italia, sono gli agnolotti del Plin con la classica chiusura a pizzicotto, appunto il Plin. Poi ci sposteremo sull'altra ricetta, una ricetta più mia, personale, una pasta ripiena, un po' sbarazzina, creata per uno dei menù di Piazza Duomo. Eccoci, ora siamo pronti a trasferirci nelle cucine della Piola con lo chef Dennis Panzeri. Inizieremo con la parte più importante della ricetta, il ripieno classico ai tre arrosti. Abbiamo lo stinco e la pancia di fassona piemontese, il capocollo di maiale nero di Cavour e il coniglio, il grigio di Carmagnola. Queste carni vengono pulite, vengono tagliate, dopodiché le faremo rosolare. Insieme alle carni rosolate aggiungeremo carota, cipolla e sedano, il classico soffritto all'italiana, e bagneremo con del vino bianco fatto fiammeggiare, al quale aggiungeremo pepe nero, ginepro, alloro, aglio, chiodi di garofano e un cucchiaio abbondante di concentrato di pomodoro. Questo intingolo ci aiuterà nella cottura lenta e lunga delle carni a mantenerle umide e a dare una concentrazione maggiore del gusto. Una volta poi che l'intingolo di vino bianco, aromi, concentrato di pomodoro sarà pronto, lo andiamo a versare sulle carni che metteremo poi in forno. Logicamente noi alla Piola, per ottimizzare i tempi, cuociamo il nostro ripieno in forno, lo lasciamo diverse ore. In realtà abbiamo un programma sul nostro forno che ci dà la possibilità di cuocerlo tutta la notte a temperature non troppo elevate e di poter procedere a lavorare subito il nostro ripieno il mattino. Sicuramente voi a casa potrete cuocere questo arrosto per il ripieno in maniera tradizionale, in un forno impostato ai 180 gradi classico, coperchio, e quando sarà pronto, quando riuscirete con un bastone di legno o un bastoncino di ferro a infilzare le polpe delle carni e non sentirete nessuna pressione, sarà morbido, anche dal profumo che uscirà dal forno capirete che state facendo un bel lavoro. Una volta che le nostre carni saranno arrivate a cottura, separeremo i vari tagli, il manzo, il maiale e il coniglio. Andremo a recuperare il liquido di cottura che riporteremo in un altro recipiente, in un'altra casseruola sul fuoco, e lo faremo ridurre più o meno della metà. Questo liquido ci servirà per ammorbidire il ripieno una volta passato e ci servirà anche per condire l'agnolotto. Ora abbiamo diviso le varie carni. Abbiamo il nostro fondo di cottura che sta riducendo sul fuoco. Prima di passare le carni nel tritacarne, le andiamo a raffreddare, le andiamo ad abbattere in modo che ci sia più osmosi tra il grasso e la carne. Usate una griglia del tritacarne non troppo fine.
Insieme alla carne andremo anche a passare una parte di verdura. Noi ci concentriamo soprattutto su due tipi di verdura a foglia, che sono gli spinaci e la scarola. Spinaci e scarola, a vostro gusto, potrete o bollirli oppure cuocerli stufati in una padella con il coperchio. Non dimenticate di strizzarli un po' prima di passarli. Il prossimo passaggio sarà quello di aggiungere gli ultimi ingredienti del ripieno. Uova, panna, parmigiano, sale, pepe e appunto il fondo di cottura ridotto. Questo è un ingrediente molto importante perché darà il gusto e darà la forza e profondità al ripieno. Lavoriamo l'impasto in planetaria per un paio di minuti a velocità moderata per rendere appunto l'impasto un pochettino più soffice e dargli un po' di volume. Andiamo ancora a raffreddarlo leggermente per poter formare e riempire i nostri sac à poche. È importante che il ripieno sia un po' freddo perché altrimenti lavorando con la sac à poche potrebbero dividersi ancora una parte di liquido e una parte di grasso che andrebbe a dare fastidio nella confezione del nostro agnolotto. Siamo pronti per il passaggio più interessante, più divertente, se volete anche più tecnico e manuale che le nostre nonne piemontesi ci hanno insegnato, quello appunto del confezionamento dell'agnolotto del Plin. Partiamo da una pasta all'uovo classica. In generale per un chilo di pasta le nostre nonne ci raccontavano che è massimo 5-6 uova intere. Noi stiamo seguendo la tradizione di questo momento, che è quella appunto di fare una pasta all'uovo ricca di tuorli. Stendiamo con l'aiuto della macchina per la pasta la sfoglia. Dennis con molta abilità sta mettendo i mucchiettini di ripieno sulla sfoglia. Chiudiamo ora la sfoglia su se stessa, andiamo con le punte delle dita a fermare la sfoglia di pasta davanti al nostro ripieno e con il classico pizzicotto, il plin, con le dita andiamo a chiudere il nostro raviolo con molta precisione e molta abilità. Con l'aiuto di una rotella tagliapasta tagliamo gli agnolotti della forma che vogliamo. Potete farli piccoli, potete farli un po' più grossi. A noi piace averli di una misura che sia giusta per una boccata. A questo punto possiamo procedere con la cottura e la chiusura del piatto. Mettiamo una nocetta di burro in una padella, la facciamo sciogliere con un pochettino di salvia e di prezzemolo tritato. Adagiamo un cucchiaio, un mestolo del fondo di cottura, del sugo d'arrosto, lo andiamo a tirare ancora un po' in padella. Mettiamo gli agnolotti in abbondante acqua salata, lasciamo cuocere per 3-4 minuti. Togliamo gli agnolotti, li mettiamo con il sugo d'arrosto, facendo saltare la padella e incorporando sempre il sugo e tirando il sugo con la pasta. E siamo pronti a servire i nostri agnolotti nel piatto per procedere poi alla degustazione. Abbiamo visto la preparazione dell'agnolotto del Plin a sugo d'arrosto che troverete sul libro Pasta di Italia Squisita. Un libro con bellissime ricette, tradizionali e non, che vi potrà trasmettere delle belle sensazioni e dare parecchi spunti.
Ora però venite con me nella cucina di Piazza Duomo per preparare l'agnolotto di maiale nero di Cavour in salsa barbecue.